dei problemi con il bambino. Non sapevamo dove alloggiare. Al reparto abbiamo visto delle locandine dove c'era questa associazione. Ma è partita quasi per gioco. L'esperienza con Cilla si è svolta in due riprese, la prima a Verona negli anni 90 e poi a Roma tra il 2010 e il 2020. Sono Claudio Bassi, sono il direttore dell'Istituto del Pancreas dell'azienda ospedaliera di Verona. L'incontro con Cilla è stato l'incontro con nuovi amici, nuove persone con cui parlare e approfondire le domande che stanno a cuore all'uomo da sempre. Ciao, sono Maria Rosaria. Hola, somos una familia de Venezuela, viva López. Essere accanto a chi è nel bisogno è stato per me veramente una scuola di vita ed un dono. Beh, l'incontro non è stato un incontro fra un'istituzione, qual è l'associazione. Cilla è un'istituzione, qual è l'Istituto del Pancreas. È stato un incontro tra persone. Qua, questa realtà qua, questa casa Cilla, cioè noi abbiamo proprio, come dire, provato veramente in modo tangibile cosa vuol dire veramente la vicinanza umana e la vera solidarietà. Dei volti precisi che ad un certo punto non si sono avvicinati a me per rispondere ad un bisogno materiale, ma per guardarmi negli occhi e dirmi ti voglio bene. Grazie a Casa Cilla. Los queremos a todos. Adiós. È come fosse a casa, la stessa cosa. Si sente accolto da una persona normale.